Come sapete c'è in corso una trattativa con l'Europa che va avanti, con la Commissione europea, per portare a casa la manovra, non tradire i cittadini, non tradire le promesse e evitare la procedura di infrazione. Intanto siamo al lavoro su tante questioni, quindi le pensioni d'oro entreranno, il taglio alle pensioni d'oro entrerà nella legge di bilancio al Senato la settimana prossima e quindi passiamo dal 25% al 40% di tagli sulle pensioni d'oro. Allo stesso tempo faremo un taglio graduale all'editoria, fino a che nel 2022 non ci saranno più fondi per l'editoria, in modo tale che tutti i giornali possano stare sul mercato. Io sono molto ottimista perché dalle stime che stiamo avendo comunque abbiamo appostato molti soldi, sia per quota 100 che per il reddito, ma le relazioni anche dei tecnici ci stanno già indicando, non in maniera ufficiale, leggeremo tra poco le relazioni dei tecnici, che potrebbero servire meno soldi per la stessa platea. Significa che abbiamo la possibilità di mandare in pensione con quota 100 tutti quelli che ne hanno diritto, dare il reddito di cittadinanza a tutti quelli che ne hanno diritto, dare la pensione di cittadinanza e soprattutto aumentare la pensione di invalidità a coloro che hanno disabilità senza dover spendere tutti quanti i soldi che abbiamo. I tempi restano confermati, a febbraio pensione minima alzata a 7,80 a tutti i pensionati in difficoltà, le pensioni di invalidità a 7,80 per tutti i disabili in difficoltà, a febbraio parte quota 100 per coloro che non potevano andare in pensione a causa della Fornero, adesso ci possono andare, e a marzo si parte con il reddito di cittadinanza per trovare lavoro a tanti ragazzi. 2019 può essere l'anno del cambiamento.